mi sento di raccomandare ai pazienti che hanno bisogno di un ricovero gastroenterologico urgente di recarsi in pronto soccorso e di essere estremamente tranquilli perché il controllo dell'infezione per fortuna è possibile. Visite rinviate e paura del contagio. Gli effetti della pandemia di Covid-19 hanno provocato ricadute anche sulla cura di diverse patologie. Esami rimandati, rallentamenti negli interventi e una drastica riduzione della prevenzione durante il lockdown e nelle fasi successive dell'emergenza sanitaria si sono tradotte in una netta diminuzione di nuove diagnosi, con il rischio conseguente di non prendere in tempo una situazione che di per sé potrebbe essere già critica. Oggi un appello arriva dal direttore dell'unità operativa complessa di gastroenterologia ed endoscopia digestiva di Marche Nord, Antonella Scarcelli. Di fronte alle condizioni che necessitano di ospedalizzazione, devono assolutamente recarsi nei tempi più rapidi possibili all'ospedale, perché la nostra unità operativa è considerata Covid-free. Il protocollo aziendale, infatti, prevede che anche durante la degenza, ogni 3 giorni, i pazienti ripetano il tampone per un controllo continuo. Assicurate inoltre la massima attenzione nell'utilizzo dei dispositivi di protezione, nel distanziamento interpersonale, di disposizione dei degenti stessi all'interno del reparto e di tutte le altre norme anticontagio. L'unità operativa complessa comprende sia ricoveri in regime ordinario che quelli in day hospital più l'attività endoscopica. Noi facciamo circa 3.600 visite l'anno per visite gastroenterologiche di primo livello e di secondo livello, faccio riferimento a quelle dedicate a patologie specifiche, facciamo circa 10.000 esami l'anno di tipo endoscopico, facciamo circa 1.500 esami terapeutici. Vi ricordo che noi siamo un centro provinciale per quanto riguarda l'emergenza urgenza, quindi vengono diretti a noi i pazienti anche di altri ospedali, pensiamo quelli di Urbino, che hanno delle patologie emorragiche acute. Dunque un punto di riferimento importante sia a livello locale che per alcune attività a livello nazionale. Ad esempio, Emanuela D'Alba di Modena ha deciso di recarsi in questo nosocomio e di affidarsi alle cure dei sanitari di Marche Nord. Un morbo di Crohn, e siccome 11 anni fa me l'aveva diagnosticato appunto la dottoressa Scarcelli, ho preferito venire a farmi seguire qua da lei. Quindi ha seguito la professionalità, la competenza. Sicuramente. Si è trovata bene anche con l'equipe, con il personale? Tutti, non posso dire niente di brutto, di non buono, di nessuno, partendo dalle OSS, le infermiere, tutti. Orgogliosa della squadra di specialisti, la dottoressa Scarcelli. Si tratta, ci ha raccontato il direttore, di giovani motivati, preparati, con un bagaglio culturale davvero notevole. Abbiamo dei medici che sono prevalentemente dedicati al reparto, considerate che in reparto noi abbiamo una media di 850-900 ricoveri annui, trattiamo patologie di secondo livello, cioè patologie ovviamente non la gastroenterite, ma parliamo di patologie più importanti, più impattanti, e abbiamo anche un'equipe dedicata al gruppo delle malattie infiammatorie croniche intestinali. I nostri numeri nell'ambito nazionale ci pongono come centro non solo regionale, ma interregionale importante.